è una storia che riguarda Cristiano Di Stefano, ecco. Voi probabilmente non lo sapete, ma poi non lo sapete, ma preparatevi. Cristiano Di Stefano ha tante fan, perché insomma è un ragazzo che una piace volta, una volta. Adesso è sposato, padre dei figli, quando figa, quando una, figli si hanno ancora una sola ancora. Vabbè. Però in ogni caso ormai si è padre di famiglia, certo, quindi certe ormai cose ormai ci ha lavare mano. Fine. Ma quando era ragazzo, perché voi non ci credete, ma Cristiano è stato anche il ragazzo, c'è stato un momento che era ragazzo, no? Ed era molto molto, diciamo, seguito, soprattutto aveva fan di sesso femminile, perché faceva il DJ in discoteche. Ma ti ricordi che andavo anche a Uomini e Donne? Dai, anche è andato a Uomini e Donne, ha fatto film, telefilm, pubblicità, tutto hai fatto. Insomma, aveva un pubblico femminile di tutto rispetto. In mezzo a questo pubblico femminile c'era una certa Nunzia, no, per gli amici Nenzi, che era innamorata pazza di Cristiano. Ma cosa dico innamorata pazza? Pazza e basta, perché c'è anche perché essere innamorata di Cristiano, cioè, voglio dire. O pazzo niente. Solo sua moglie su Pottenbuna alla fine, giusto? Anzi, la salutiamo, vai. Coraggio, coraggio, siamo con te. Basta, a un certo punto questa Nunzia, che era pazza di lui, lo seguiva nelle serate, ci aveva in discoteca, Cristiano ti amo, Cristiano sei bellissimo, Cristiano sei un cristianaccio. Perché lei parlava così, no? Che non è vero, giusto, non è che sei un cristianaccio, tutto pare che è sparaganaglio, non è che è cristiano. Scusa, sei partito così bene, scusa, dopo. Ma si vede la differenza, quando non guacciano a tutto lui assieme, si vede la differenza. Questo tu sei alto, quindi io vicino ma a te non lo so sicuro. Se io sono alto, magari tu sei negaredo, però, scusa, tu sei in MP3, non ma non è vero, sono 1,76. No? Sì, vabbè, che qui che tacchi pure. Ma non con i tacchi. In ogni caso, questa era pazza di Cristiano. Cristiano, ti amo, Cristiano, sei bello, però, mischina, non ce la faceva a farsi avanti. Perché? Perché aveva un difetto, purtroppo, da un punto di vista estetico. Non è che, diciamo, era piatta di seno, scassa di petto. Non è che era una prima misura. Una zero, era meno uno, cioè c'aveva il fosso, capito? Non è che c'aveva, non aveva niente in prominenza, era proprio scavata, no? Ora, sta mischina, giustamente, si poteva mai presentare al cospetto di Cristiano, no, che c'aveva tutte belle donne, che poi in viso era carina, fisicamente c'era tutta, però ma era scassa di petto, per cui, insomma, aveva fatto ricerche su internet, aveva cercato le migliori cliniche, i migliori professori, per farsi fare un seno, solo che, giustamente, per il problema che aveva lei ci voleva uno 50.000, 70.000 euro per fargli un seno giusto, no? Tanto costava. Allora dico io, ci vale tu 70.000 euro, tu ci vale 70.000 per un seno pettia, no, no, non valeva la pena. Fino a che un giorno su internet, perché internet ormai è la soluzione a tutti i problemi, gli trova questo dottore, ma anche un professore dottore, Falsaperla Rosario, si chiamava così, di Catania. Certo. Per gli amici, salve. Giustamente, chiesto, si legge questo articolo sul dottore, dice specialista soprattutto per quanto riguarda il seno, nuove tecnologie all'avanguardia, il primo al mondo. E dice, sa quando vuole, chiesto, intanto che fa, non ci vado, ci va per un consulto, chiesto, la fece sfogliare, la fece tao, visto il problema che era enorme, ci disse, va bene, signorina. Dice, vabbè, domani mattina se vuole possiamo fare l'intervento. Dice, ma quando viene l'intervento? Dice, guarda, con 1.500 euro non ne riusciamo. 1.500 euro me ne faccio fare, guaccio, scusa, penso che ci siamo, giusto? Va bene, allora ci vediamo domani mattina. Questa l'indomani arriva, la spogliano, si mette tutta nuda, la portano in sala operatoria, addormentano, perché c'è un affare, l'anestesia totale, la addormentano totalmente, fanno l'intervento. Dopo 7-8 ore questa si sveglia e si trova tutta fasciata, no? Finalmente. E c'aveva il petto fasciato, ma sicuramente ci sarà stato il risultato sotto, no? Basta una settimana di fasciatura, l'ultimo giorno che doveva essere sbendata, no? Che mai lei era stata così contenta che qualcuno la sbendava, giusto? Mai. Mai. Doveva essere sbendata, a un certo punto ci leva queste bende il medico, lei davanti allo specchio, appena si viste allo specchio, che aveva dosicce morde che ci pendevano. Hai presente dosicce tu? Dosicce, tu. Dosicce, che ci pendevano, cioè, aveva due seni proprio muttizi. Ma come, dottore? Dice che il risultato era garantito. Io, signorina, aspetti, non si preoccupi. Cioè, lei ora deve fare il movimento della quaglia. E che cos'è il movimento della quaglia? Magari io non lo sapeva. E allora, cioè, lei con le braccia così, cioè, deve fare il movimento della quaglia.
Dice, dottore, ma è una cosa, lei ascoltasse mia. Chi sta comincia a fare da questa maniera, gli comincia a vedere che il petto ci aumentava, no? Perché io ci avevo messo due pompette sotto la scinde, per cui facendo questo movimento... Si gonfiava. Il petto unghiava. Cioè lei se lo può fare della misura che vuole una terza, se fa una terza, vuole una quinta, se fa una quinta. Cioè se voglio di meno, un colpo preciso, fa così nell'aria, e io si sgonfia. Dice, dottore, ma veramente, la fine del mondo è. Basta, chi sta con questo nuovo seno, ci cangiava la vita, no? Frequentava un sacco di gente, ma finalmente poteva conquistare Cristiano De Stefano. Finalmente. Basta, una sera arriva ad una serata di discoteca, lo trova al solito alla console. Alla console. Si ci avvicina, dice, ciao Cristiano, lo sai che sei molto bellissimo? Ci risina, no? Io giustamente, come ho visto sto bello petto che era, si aveva fatto una sesta misura quella sera, e Cristiano a Lambao, come ho visto il mio petto, dice, no, come cucco io stasera, no? Pensavo io. Basta, fanno amicizia, escono, si frequentano, finalmente Cristiano e Nancy si sposano. Fino a quel giorno, fino a quella notte, Cristiano, perché è un caruso buono, è Cristiano, è Cristiano di nome, non di a fatto. Caso, dice, guarda, consumiamo solo la notte di nozze. Sì, basta, arrivano finalmente a casa dopo il matrimonio, ricevimento, traffico, storie. Dice, io vado a prepararmi, Cristiano si ficca andò a bagno e va a togliersi l'abito da sposo. Lei, che era rimasta nella camera da letto, a comincia, se leva questo, se leva quello, se leva quell'altro, nel levarsi l'abito, i serazza, che ci sgonfiano i minni, no? In quell'istante esce Cristiano, che come ha visto, ci disse, aveva delle sicce che ci pennevano, no? Dice, ma Nancy, dice, ma scusa, ma che fai il seno dov'è? Allora Nancy giusto dice, no, aspetta, guarda, ti faccio vedere, guarda. E ha cominciato a funghiare i minni, se parte Cristiano dice, Nancy, dice, ma allora anche tu conosci il dottore Fassapella? Giuseppe Castiglia.